Dallo scorso 31 agosto, dopo anni di lavori, Piazza Frattini, in zona Lorenteggio, riapre completamente al transito veicolare, dopo lunghi lavori di trasformazione della piazza, volti a rendere la zona un'area pedonale più accessibile, con nuove aree verdi, piste ciclabili e più spazio per i pedoni, un progetto che fa parte di un più ampio piano di rinnovamento urbano, che naturalmente prende il via dalla costruzione della nuova linea della metropolitana blu, che collegherà l'aeroporto di Linate proprio con la zona ovest della città. E come l'avete vissuta? Ma l'importante è che facciano la metropolitana e che migliorino la città. Ma da quanti anni è la situazione così? Io penso 10 anni, però siamo in Italia, le cose vanno avanti così. Tantissimi anni, speriamo che finiscano in fretta. E in effetti è stata stravolta e per il momento non mi piace, poi vedremo insomma. Ma i lavori di Piazza Frattini, insieme ai numerosi cantieri su via Lorenteggio, in corrispondenza delle nuove fermate della M4, hanno per anni creato numerosi disagi ai residenti e commercianti della zona, dal traffico alla viabilità, all'inquinamento acustico, al commercio locale interessato da un notevole calo delle vendite, fino ad un generale sentimento di frustrazione, causato soprattutto da un protrarsi dei lavori che va avanti da più di 10 anni. Beh, sicuramente il traffico e tutte le vie erano chiuse, io ho la casa sulla Lorenteggio, cantiere per 15 anni, 20 anni, non me lo ricordo neanche più, però vabbè, adesso pazienza, avremo un bel servizio, speriamo che ci sia un po' di verde, perché prima ce n'era tanto, c'era un'aria cani meravigliosa, adesso ne vedo una piccola, vediamo. Ma l'avete subiti un po' questi disagi in questi anni? Noi siamo in una via interna e sì, li abbiamo subiti come viabilità, come passaggi pedonali, però insomma senza sacrificio non si può fare niente. È dal 2016 che siamo in ballo, siamo nel 2024 e comunque troppo tempo. Poi hanno dato la precedenza dei lavori della piazza invece che alla viabilità, secondo me ovviamente. Adesso speriamo di arrivare a una fine. Non serve a niente, una piazza così non serve assolutamente niente. Aver allargato un marciapiede così e aver ristretto tanto la strada. La speranza ora è che venga rispettata la promessa fatta dall'amministrazione comunale di aprire tutte le fermate mancanti della linea blu entro la fine di settembre, così che il miglioramento che la M4 porterà alla mobilità e alla qualità della vita del quartiere di Lorenteggio faccia, almeno in parte, dimenticare i disagi subiti per anni. Beh, certo, con la riapertura della metro sarà una comodità estrema, perché io che abito a Corsico, a Linate arrivo in neanche mezz'ora, quindi è una bella cosa. Beh, io spero evidentemente che si apra la M4, ma come lei nota, adesso a parte il primo pezzettino, lì nella seconda parte di Lorenteggio, devono tirar fuori ancora tanta roba e stanno facendo. Quindi non lo so, andremo nel 2025 forse.